Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a San Pietro Avellana, il borgo sulla linea Gustav. Non occorre essere una grande città per custodire storie, tradizioni, arte e cultura di un tempo. E San Pietro Avellana ne è la prova. Nel cuore di un territorio di grande bellezza e di natura incontaminata, questo piccolo borgo racchiude affascinanti tesori di arte e di architettura. Nella parte più alta del paese sorge il Museo Civico, distrutta completamente dai bombardamenti del 1943, testimoniati da alcuni reperti bellici presenti nel museo. È stato edificato con pietre recuperate dalle macerie della guerra, a memoria del patrimonio architettonico perduto e a testimonianza dell'attività, in passato diffusa, degli scalpellini. Il suo interno è suddiviso per ambienti, a ricreare i luoghi della civiltà contadina e borghese. In un primo locale sono allestiti la cucina, la camera matrimoniale, l'angolo delle curiosità, un'aula scolastica, un angolo di arte sacra e l'angolo sartoriale, con abiti da sposa e una vetrina di costumi d'epoca, numerosi e di grandi pregio, dal 1600 ai giorni nostri. San Pietro Avellana si viene a trovare a ridosso della Gustav, l'ultimo baluardo difensivo nazista per bloccare l'avanzata alleata. Prima di ritirarsi, dietro la linea fortificata invernale, l'esercito tedesco riceve l'ordine di fare terra bruciata. I paesi lungo la valle del fiume Sangro devono essere distrutti, in modo da non offrire riparo agli alleati, che stanno sopraggiungendo. Gli uomini devono essere rastrellati per lavorare alle opere difensive. Il bestiame e i generi alimentari devono essere razziati. Dopo aver emanato l'ordine di sgombero il 7 novembre, i tedeschi cominciano a minare tutti gli edifici di San Pietro Avellana. Fanno saltare in aria prima le case nella parte alta dell'abitato, per poi continuare, strada per strada, l'opera di meticolosa distruzione, fino a quando, il 13 novembre, non rimane in piedi che la chiesa parrocchiale. Le truppe canadesi, giunte a San Pietro Avellana, la sera del 18 novembre, trovano le macerie ancora fumanti e un centro abitato completamente sfigurato. L'intera popolazione viene evacuata e condotta con dei camion a Campobasso. Gli sfollati vengono successivamente trasferiti in treno a Termoli e infine distribuiti in vari centri di accoglienza realizzati in Puglia, in particolare nelle province di Brindisi e Taranto. I sanpietresi potranno fare ritorno nel loro paese solamente alla fine del conflitto.